Penso, a volte con un certo piacere, a doppia sensazione, alla possibilità futura di una geografia della nostra consapevolezza di noi stessi. A mio avviso, lo storico futuro delle nostre sensazioni potrà forse ridurre a una scienza precisa il suo atteggiamento verso la consapevolezza della sua stessa anima. Per ora siamo agli inizi, in quest'arte difficile. Arte, tuttavia, chimica delle sensazioni, che per ora si trova in uno stadio alchemico. Questo scienziato del lontano futuro proverà uno scrupolo speciale verso la sua vita interiore. Da se stesso si fabbricherà lo strumento di precisione per ridurla a oggetto di analisi. Non vedo grande difficoltà nel costruire uno strumento di precisione per un uso autoanalitico, unicamente con acciaio e bronzo del pensiero. Mi riferisco ad acciaio e bronzo, veramente, acciaio e bronzo, ma dello spirito. Forse esso dovrà essere forgiato proprio in questo modo. Bisognerebbe probabilmente procurarsi l'idea di uno strumento di precisione, vedendo materialmente quell'idea, per poter procedere a una rigorosa analisi intima. E naturalmente sarà necessario ridurre anche lo spirito a una specie di materia reale, con una specie di spazio nel quale esso esiste. Tutto questo dipende dal fatto che le nostre sensazioni profonde siano aguzzate al massimo, fino a che, spinte fino al limite del possibile, riveleranno senza dubbio o creeranno in noi uno spazio reale, come lo spazio che esiste e nel quale è la materia, la quale è d'altronde irreale, in quanto cosa. Non saprei dire se questo spazio interiore non è soltanto una nuova dimensione dell'altro spazio. Forse la ricerca scientifica futura scoprirà che tutto è una dimensione dello stesso spazio, non per questo materiale o spirituale. In una dimensione vivremo come corpo, nell'altra vivremo come anima. E forse ci sono altre dimensioni, dove viviamo in quanto altre cose di noi ugualmente reali. A volte mi piace lasciarmi possedere da questa oziosa meditazione, fino al punto a cui essa può giungere. Forse si scoprirà quello che noi chiamiamo Dio, e che così potentemente è in un piano diverso dalla logica e dalla realtà spaziale e temporale. È un nostro modo di esistere, una sensazione in noi in un'altra dimensione dell'essere. Ciò non mi parrebbe impossibile. Anche i sogni saranno forse, o ancora, un'altra dimensione in cui viviamo, o il risultato di due dimensioni. Nello stesso modo in cui un corpo vive nell'altezza, nella larghezza e nella lunghezza, i nostri sogni, chissà, vivranno nell'ideale, nell'io e nello spazio. Nello spazio dovuto alla loro rappresentazione visibile, nell'ideale per la loro presentazione di un genere diverso da quello della materia, nell'io per la loro intima dimensione di essere nostri. Lo stesso io, quello di ognuno di noi, è forse una dimensione divina. Tutto ciò è complesso e a suo tempo sarà senza dubbio determinato. I sognatori attuali sono forse i grandi precursori della scienza ultima del futuro. Non credo ovviamente in una scienza ultima del futuro, ma questo non aggiunge niente a ciò che dico. A volte faccio della metafisica di questo tipo, con l'attenzione scrupolosa e rispettosa di chi lavora concretamente come uno scienziato. Come ho già detto, è possibile che la mia sia una reale scienza. L'essenziale è non essere troppo orgoglioso, perché l'orgoglio nuoce all'esatta imparzialità della precisione scientifica.
Il fatto di vivere le cose più semplici, davvero le più semplici, quelle che niente può rendere mezze semplici, me le rende complesse. Dare il buongiorno a qualcuno a volte mi atterrisce, la voce mi si blocca, come se fosse un'audacia strana pronunciare quelle parole ad alta voce. È una specie di pudore di esistere, non ha altro nome. L'analisi costante delle nostre sensazioni crea un nuovo modo di sentire che sembra artificiale a colui che analizza solo con l'intelligenza e non con la sensazione. Per tutta la vita sono stato futile, metafisicamente, e serio nel giocare. Non ho fatto niente seriamente per quanto lo volessi. Si è divertito in me, con me, un malizioso destino. Avere delle emozioni di cotonina o di seta o di broccato. Avere delle emozioni descrivibili. Un pentimento che appartiene a Dio mi soffoca l'anima. Un pentimento per tutto, una passione sorda di lacrime per la condanna dei sogni nella carne di coloro che li hanno sognati. E odio senza odio tutti i poeti che hanno scritto dei versi, tutti gli idealisti che hanno rivelato il loro ideale, tutti coloro che hanno ottenuto ciò che volevano. Vago indefinitamente per le strade tranquille. Cammino fino a stancare il corpo in accordo con l'anima, fino a quell'estremo del dolore conosciuto che prova godimento nel sentirsi. Mi duole una compassione materna verso se stessa, che è musicata e indefinibile. Dormire, addormentarsi, riposare. Avere la consapevolezza astratta di respirare quietamente, senza mondo, senza astri, senza anima. Mare morto di emozione, che riflette un'assenza di stelle. La piccola sbornia della febbre leggera, quando un malessere molle e penetrante corre freddo lungo le ossa doloranti e caldo negli occhi, sotto le tempie che battono. Amo questo malessere, come uno schiavo ama un tiranno amato. Mi dà quella spezzata passività, tremula, nella quale ho visioni, cambio rotta di idee e mi scompiglio fra interpolazioni di sentimenti. Pensare, sentire e volere diventano una sola confusa cosa. Gli ideali, le sensazioni, le cose immaginate e quelle attuali sono in disordine, come il contenuto mescolato sul pavimento di molti cassetti rovesciati. E così sono, futile e sensibile, capace di impulsi violenti, assorbenti, cattivi e buoni, nobili e vili, ma mai di un sentimento duraturo, mai di un'emozione che continui ed entri nella sostanza dell'anima. Tutto in me tende ad essere senza interruzione un'altra cosa, un'impazienza dell'anima con se stessa come un bambino inopportuno, un'inquietudine sempre crescente e sempre uguale. Tutto mi interessa e nulla mi prende. Attendo a tutto sempre sognando. Fisso i più impercettibili movimenti del volto dei miei interlocutori, raccolgo le intonazioni millimetriche dei loro discorsi, ma mentre ascolto non ascolto, penso a qualcos'altro. E ciò che meno mi resta della conversazione è il senso di quanto è stato detto da me o da colui col quale ho parlato. Di modo che spesso ripeto a qualcuno quello che ho già ripetuto, chiedo di nuovo quello che mi è già stato risposto. Ma potrei descrivere in quattro parole fotografiche l'espressione dei muscoli con la quale costui ha detto quello che io non ricordo, o il lampo di comprensione dello sguardo con cui ha ricevuto il discorso che io non ricordavo di avergli fatto. Sono due, ed entrambi sono lontani, fratelli siamesi che non sono attaccati. I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti sono quelli assurdi,
L'ansia di cose impossibili, proprio perché sono impossibili. La nostalgia di ciò che non c'è mai stato, il desiderio di ciò che potrebbe essere stato. La pena di non essere un altro, l'insoddisfazione per l'esistenza del mondo. Tutti questi mezzi toni della coscienza dell'anima creano in noi un paesaggio dolorante, un eterno tramonto di ciò che siamo. Il sentirci è allora un campo deserto che imbrunisce, triste di giunchi accanto a un fiume senza imbarcazioni, nereggiando chiaramente fra rive lontane. Non so se questi sentimenti sono una follia lenta dello sconforto o se sono reminiscenze di un altro mondo che abbiamo conosciuto. Reminiscenze incrociate, mescolate, come cose viste in un sogno, assurde nell'immagine che vediamo, ma non all'origine, se la conoscessimo. Non so se sono esistiti altri esseri che noi siamo stati, la cui maggiore completezza sentiamo oggi, nell'ombra loro che noi siamo, in un modo incompleto, perduta la solidità e immaginandola appena nelle due dimensioni dell'ombra che viviamo. Non so se questi sentimenti sono una follia lenta dello sconforto, se sono reminiscenze di un altro mondo che abbiamo conosciuto. Reminiscenze incrociate e mescolate come cose viste in sogno, assurde nell'immagine che vediamo, ma non all'origine, se la conoscessimo. Non so se sono esistiti altri esseri che noi siamo stati, la cui maggiore completezza sentiamo oggi, nell'ombra loro che noi siamo, in un modo incompleto, perduta la solidità e immaginandola appena nelle due dimensioni dell'ombra che viviamo. So che questi pensieri dell'emozione addolorano rabbiosamente l'anima, l'impossibilità per noi di figurarci un qualcosa a cui corrispondano, l'impossibilità di trovare un qualcosa di sostitutivo alla visione che essi abbracciano. Tutto ciò pesa come una condanna assegnata non si sa dove o da chi o perché. Ma ciò che resta del sentire tutto questo è sicuramente una pena della vita. E di ogni suo gesto, una stanchezza anticipata dei desideri e di ogni loro maniera, una pena anonima di ogni sentimento. In questi momenti di sottile dolore è impossibile perfino in sogno essere amante, essere eroe, essere felice. Tutto è vuoto, perfino nell'idea di esserlo. Tutto è detto in un altro linguaggio, a noi incomprensibile. Semplici suoni di sillabe, senza forma nell'intelletto. La vita è vuota, l'anima è vuota, il mondo è vuoto. Tutti gli dèi muoiono di una morte più grande della morte. Tutto è più vuoto del vuoto. Tutto è un caos di cosa nessuna. Se penso questo e guardo per vivere, se la realtà mi disseta, vedo case inespressive, visi inespressivi, gesti inespressivi. Pietre, corpi, idee, tutto è morto. Tutti i movimenti sono fermi. La stasi è tutti loro. Nulla mi dice nulla. Nulla mi è conosciuto. Non per la sua stranezza, ma perché non so cosa sia. Il mondo si è perduto. E in fondo alla mia anima, unica realtà di questo momento, c'è una pena intensa e invisibile. Una tristezza simile al rumore di qualcuno che piange nel buio di una stanza. Un alito di musica o di sogno. Qualcosa che faccia quasi sentire. Qualcosa che non faccia pensare. Il peso del sentire. Il peso di dover sentire. La convalescenza, soprattutto se la trascorsa malattia riguardava il pensiero, è come un'allegria triste. C'è una specie di autunno nelle emozioni e nel pensiero, o meglio, qualcosa di certi principi di primavera che, anche se non cadono le foglie, somigliano, nell'aria e nel cielo, all'autunno. La stanchezza è piacevole,
e ciò fa un po' male. Ci si sente leggermente appartati dalla vita, anche se dentro di essa, come sulla terrazza della casa del vivere. Si è contemplativi, ma non si pensa. Si provano sensazioni senza un'emozione definibile. La volontà riposa perché non ne abbiamo bisogno. E certi ricordi, certe speranze, certi indefiniti desideri salgono lentamente la china della coscienza come incerti viandanti visti dall'alto del monte. Ricordi di cose futili, speranza di cose che non furono e che ci importa che non siano state. Desideri che avevano la violenza della natura o di un'esplosione, o che non hanno mai potuto voler essere. Quando la giornata si sintonizza su queste sensazioni, come oggi, in questa giornata d'estate, con nuvole e strisce d'azzurro, con una lieve brezza, perché non fa caldo, anzi fa quasi fresco, allora si accentua lo stato d'animo che ci fa pensare, sentire, vivere queste impressioni. Non che siano più chiari i ricordi, le speranze, i desideri che avevamo, ma sentiamo di più e la somma incerta di quelle cose pesa un po', assurdamente, sul nostro cuore. C'è qualcosa di lontano in me, in questo momento. Sto sulla terrazza della mia vita, ma non si tratta esattamente di questa vita. Mi trovo sopra la vita e dal mio punto di osservazione la osservo. Essa si estende sotto il mio sguardo, in terrazzi e declivi, come un paesaggio diverso, fino al fumo delle case bianche e dei borghi della vallata. Chiudendo gli occhi continuo a vedere, proprio perché non guardo. Se li apro, non vedo più niente, perché non vedevo. Mi sento tutta una nostalgia vaga, non del passato o del futuro, ma una nostalgia del presente, anonima, prolissa e incompresa.